così vicino al Monte Olivi. Non so perché. Devo distruggerle e ridurre il numero di erranti in zona. Altre taglie. Un angelo piangente. Deve essere qui. Dove hai nascosto il malloppo, Leon? Sempre utile. Potrebbe servirmi. Non lo sapevo. Ok, vediamo che succede qui. Forse in una di queste. Ci sono. Ora devo solo decidere a chi consegnarli. Boozer! Boozer, mi senti?
Da non crederci, ho appena visto un cazzo di elicottero! Un elicottero? Stai scherzando? Un elicottero della Nero! Mi è appena passato sopra, ignorandomi del tutto! Dopo tutto questo tempo, salta fuori un elicottero dei federali dal nulla! Voglio seguirlo e soprattutto capire cosa diavolo stanno facendo! Ehi, Dick! Stai attento. Non avvicinarti troppo finché non avrai scoperto cosa hanno in mente. E non fare cazzate! Certo che no, non correrò a rischi! Thank you.
Aspetta, aspetta! Stanno rallentando! A quanto pare si fermano. Sai che ore sono? Ti si è rotto il display della tua. Non sopporto questi. Fammi indovinare. Preferiresti essere nelle grotte di Bellnap con la merda di furiosi fino alle ginocchia? Sei schifo di me. Già. Immediatamente dall'area o apriamo il fuoco! Me ne vado. Sempre fa.
anche il mio turno. Non dovrei essere. Va a protestare. Sembra una del comando. Schifo di tanto. Già. Tony, resta giù, resta giù. Però avrà un allarme di prossimità. Meglio non salire a bordo. Non esagerare. Cespugli, resto lì, cespugli. Fiamme di continuo da queste parti. Speriamo di avere benzina sufficiente per tornare indietro. Viaggio lungo. Quando siamo fuori, la benzina è l'ultimo dei nostri problemi. Concentrati. Abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella... Ehi, Doc, c'è il sito 23 in programma per domani. Tocca a noi. No, a O'Brien. Ok. Cazzo, dove ero rimasta? Sì, abbiamo confermato l'ibernazione dei soggetti nella grotta di High Desert, ora designata come sito 15. Le tracce sulla vegetazione, la presenza di impronte, vedi foto allegate, indicano che il sito è stato occupato per qualche tempo. Deve essere un posticino confortevole. Secondo il sensore di movimento installato dal tenente O'Brien, questa mattina sono entrati nella caverna 447 soggetti. Suggerisco di inviare una squadra dopo le 19.00 per valutare le condizioni all'interno della caverna. Nota per il dottor Anderson, la tua teoria secondo cui i soggetti sviluppano un primitivo stadio di comportamento notturno appare sempre più fondata. Fine del rapporto. Maledetto O'Brien. Non hai sentito? Più di 400 soggetti. E non sono i classici curiosi a cui siamo abituati. Sono allo stadio 3. Allora che fine ha fatto? Tutti come bambini. No, non pensarci nemmeno, può essere. Io lì non ci metto piede. Si gira le caverne, certo, come se a qualcuno fregasse.
Boozer, sei lì? Boozer, rispondi! Ehi, Dick, dimmi. Quando lasciamo Fenon, ricordi il tizio dell'aereo, il militare, quello che era, che prese Sara con sé? Quando lasciamo Farewell, ricordi il tizio della Nero, il militare, quello che era, che prese Sara con sé? Aspetta, che stai... Aveva un tesserino, come si chiamava? Oh, oddio, O'Brien, non hai fatto che parlarne per tutto il tragitto fino al Three Finger Jack. Ok, è ancora vivo, Boozer, è vivo. Che stai dicendo? Eravamo lì, hai visto in che stato era ridotto il campo? No, quello lo so, ma ho sentito... Ok, ascolta, sono stato alla zona d'atterraggio. Aspetta, aspetta! Alla zona d'atterraggio? Ma che... Lasciami finire, ho sentito che parlavano a lui. Parlavano di un tale, di nome O'Brien. Tranquillo, Boozer, tranquillo. Boom. Ora riposati. Di, concludo. Ok. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. L'inizio di questo inferno non ha sorpreso tutti. Solo i pazzi che mi ignoravano quando il mondo è andato a puttane. Non ero il solo a criticare i federali, sia chiaro. Ma ad altri miei compagni purtroppo non è andata altrettanto bene. I cimiteri sono pieni di martiri che hanno cercato di denunciare le falsità e le ipocrisie sotto i loro occhi. E io lo so. Perché quei bastardi... hanno cercato anche me. Ho fondato Radio Free Oregon nelle ultime settimane prima che il governo cadesse. Trasmettevo da un furgone anonimo, viaggiando di città in città prima che le strade finissero. Sono intasate di auto e i ponti distrutti nel tentativo di fermare i furiosi. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. No, Cope, i cimiteri sono pieni di furiosi, non di martiri. E non potevi fermarti, perché se avessero visto il tuo furgone anonimo l'avrebbero fatto saltare. Ma almeno non mi sarei sorbito le tue cazzate su Radio Free Oregon. Tranquillo, Alvarez. Non ti lascerò. Riposa in pace. Ora non ti avranno. Cosa ci sei? Sì, Dick. Ha risolto. Grazie, fratello. Lei l'avrebbe fatto per noi. Sì, sono sicuro. Dico, chiudo. Entra! Sono vicino a un nido. Sento il tuff. Ah.
Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Il cielo è solcato di nuovo da elicotteri neri. Se li avete visti, o sentiti anche voi, tranquilli. Non siete impazziti, esistono davvero. E sono la prova che avevo ragione. Pensavamo che i membri della Nero avessero tirato le cuoia come tutti gli altri, uccisi dalla loro stessa idiozia. Invece, sono rimasti nascosti per mesi, finché non è arrivato il momento di strisciare fuori dai loro covi per reclamare il dominio del mondo. Ma non succederà. Non posso permetterlo. E non correte da loro sperando che vi salvino la pelle. Tutti i soldati, con un barlume di coscienza, sono morti più di 2 anni fa. Questi vigliacchi ne vi spareranno a vista. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Andiamo, Cop. Non vogliono reclamare proprio niente! Ti stai inventando un mucchio di cazzate. Beh, tranne una. Sì, ti spareranno a vista, per tua fortuna.
ritorno e finisco di bruciarvi. Ah, giusto. Devo finire di bruciare questa zona infestata. Radio Free Oregon, la verità ci rende liberi. Questa terra è un dono per tutti noi, da usare come riteniamo opportuno per sostentare noi stessi e le nostre famiglie. Non lo dico io, è stato il Signore a offrirci il dominio sul mondo, ma per alcuni non era abbastanza, volevano di più. Quando siamo rimasti a corto di carburante, hanno alzato i prezzi per consolidare il loro potere. Allora abbiamo pensato di costruire centrali idroelettriche, ma i loro amati salmoni erano più importanti del nostro riscaldamento. Abbiamo tagliato qualche albero per costruire le nostre case, ma il nido di un gufo era più prezioso dell'intera industria del legno. Ma ora, dopo la fuga dei federali, il classico uomo medio è scomparso. E nessuno può più impedirci di prendere quello che è nostro di diritto. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Sai cosa, Cop? Ora il prezzo del carburante è sceso, e parecchio! Il problema è che devi procurartelo da solo! E purtroppo ci sono un mare di bastardi che vogliono accaparrarsi quello che è nostro di diritto! Sento puzza di nido. Deve essere qui. Brut! Adiosa maledetta!